La Lucchese presenta i suoi gioielli, o perlomeno gli ultimi importanti colpi di mercato messi a segno dalla società rossonera. A fare gli onori di casa al direttore generale Giovanni Galli per due giocatori inseguiti già a gennaio. Parliamo di Daniele Mori e Demiro Pozzebon, che fanno coppia anche in conferenza stampa. Daniele Mori, classe 1990, livornese, è un difensore centrale proveniente dall'Udinese. Ma sinceramente la Lucchese comunque sia il progetto più importante che mi si è presentato durante il calciomercato. Avevo diverse richieste anche in categoria superiore, però non ho fatto distinzione tanto di categoria quanto l'importanza che la società mi dava in questo momento e per il progetto importante che abbiamo dietro. Quindi la Lucchese mi ha subito colpito, ho parlato col procuratore e tramite il direttore Galli, è una cosa che a entrambi andava bene, sono subito venuto qua. Demiro Pozzebon, classe 1988, invece il classico centravanti d'area di rigore, di fisico prima punta che dir si voglia, e arriva dall'Avellino. Tra l'altro veste il rossonero a titolo definitivo con un contratto biennale. Sì, perché ero Avellino e mi sono trovato di fronte a delle scelte. C'era un rinnovo, però poi abbiamo raggiunto accordi diversi. Alla fine sono arrivato al punto di incontrarmi con Giovanni Galli e mi è piaciuto il progetto che mi ha esposto e l'ho sposato appieno. Promesse ai tifosi della Lucchese, senti di farla? Ma le promesse è meglio farle sul campo, però spero che comunque sia con questa squadra si possa arrivare più in alto possibile, perché la Lucchese merita altri palcoscenici.